vicini a chi ha perso tutto a causa della pandemia. La Chiesa italiana, preoccupata per la situazione sociale dettata da questo tempo di prova, conferma e rilancia l'impegno attraverso la sua rete Caritas. Conclusi i lavori del Consiglio Permanente CEI, emerge fortissima questa preoccupazione per gli ultimi da parte dei vescovi. Tornati a potersi riunire in presenza, hanno espresso l'urgenza di uno sguardo autentico e attento. Conferenza stampa finale stamattina con il segretario generale, Monsignor Stefano Russo, che ribadisce la volontà di restare punto di riferimento per i più poveri, puntando a ciò che è strettamente necessario. In tale direzione già si lavora all'Assemblea Generale, slittata a novembre, occasione di confronto fra i vescovi italiani. Nel Consiglio Permanente d'autunno ripercorse anche le tante iniziative di accoglienza e di servizio con cui si è cercato di rispondere al disagio e per le quali è stato ricordato lo stanziamento di oltre 200 milioni provenienti dai fondi dell'8 per 1000. Spazio anche a numerosi temi di attualità, a partire dalle recenti elezioni. Accolta positivamente la buona affluenza, dice il segretario CEI, per nulla scontata a causa delle misure anti-Covid, e sull'esito, dice, manifesta l'esigenza da parte della gente di più attenzione al bene comune. Poi sulla questione migratoria, sull'ultimo accordo europeo, il numero 2 della CEI dice che può essere migliorato, mentre sul nuovo decreto sicurezza in merito alle ONG, che hanno un ruolo importante ma anche che non vanno lasciate isolate. Sui temi ecclesiali, spazio al rilancio dell'ultimo appuntamento a Bari sul Mediterraneo, perciò si è scelto di costituire fra le diocesi affacciate sul Mare Nostrum e fra loro già strette da gemellaggi un coordinamento centrale in vista del prossimo appuntamento. Siamo ancora nel tempo della prova, è una cosa che i vescovi hanno messo in evidenza con forza durante questo Consiglio Episcopale Permanente, e quindi questa prova ci richiede anche di capire insieme che cosa è buono fare affinché le persone possano vivere una vita degna. E le azioni della Caritas di questo periodo, della Caritas in particolare, ma di tante comunità ecclesiali, vanno in questa direzione. Si è cercato anche di farsi prossimi non soltanto da un punto di vista spirituale e anche di una vicinanza fisica, attraverso aiuti concreti, anche attraverso disponibilità, i fondi che i cittadini italiani destinano attraverso l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, dove oltre 200 milioni di euro sono stati messi a disposizione per farsi prossimi a queste situazioni di indigenza, di difficoltà, di povertà. Messe in streaming, mantenerle oppure basta? Devono diminuire, dovranno diminuire, rimangono comunque quelle che tradizionalmente sono presenti anche attraverso i canali televisivi e che permettono anche a tante persone anziane che non possono uscire comunque di partecipare all'Eucaristia.